Nuova edizione flash del telegiornale di Casale Monferrato in apertura di settimana. L'ultimo patron dell'Eternit di Casale, Stefan Schmidheiny, è stato rinviato a giudizio per omicidio volontario plurimo aggravato. La decisione del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vercelli è arrivata dopo aver rigettato tutte le questioni preliminari della difesa del magnate svizzero. Il GUP ha fissato l'udienza davanti alla Corte d'Assise di Novara per il 27 novembre 2020. Intanto destano scalpore le dichiarazioni rilasciate dal Tycoon a un giornale elvetico. Non ho intenzione di vedere una prigione italiana dall'interno, ha detto Schmidheiny. Mi sono reso conto di provare dentro di me odio per gli italiani. Quando oggi penso all'Italia, provo solo compassione per tutte le persone buone e oneste costrette a vivere in questo stato fallito. Il sindaco di Casale, Federico Riboldi, interviene in merito alla decisione del GUP di Vercelli, Fabrizio Felice, di rinviare a giudizio Stefan Schmidheiny, che ora dovrà rispondere dell'accusa di omicidio volontario in relazione alla morte di 392 persone. Queste le parole del primo cittadino. Non cerchiamo vendetta, ma chiediamo giustizia per la nostra gente. La nostra comunità ha saputo negli anni rendere libero il territorio dall'amianto ed essere faro a livello internazionale per la lotta alla produzione della fibra killer. Oggi Casale è un territorio pulito che, con il suo impegno e il suo sacrificio, guida la riscossa di aree nel mondo dove ancora la produzione è in corso. Questo è il significato della nostra lotta, questo è il tributo ai nostri morti. Ha lasciato un biglietto sul comodino con la scritta "Perdonatemi" per cercare di giustificare il suo gesto dovuto al dolore e alla disperazione per la sofferenza della moglie. Giuseppe Prevignano, ottantenne residente a San Salvatore Monferrato, ha sparato un colpo di pistola alla moglie, Joyce Lorenzutti, 73 anni, malata terminale di carcinoma, ricoverata all'hospice Il Gelso di Alessandria, uccidendola e si è poi tolto la vita puntandosi contro la stessa arma. A svolgere le indagini è la squadra mobile della Questura di Alessandria, che sulla vicenda mantiene il massimo riservo. Si trova in carcere a Vercelli in attesa della convalida del fermo il 34enne di origine straniera, residente a Casale e già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile delle tre rapine avvenute in città martedì 21 gennaio. Il primo episodio in via Vidua, dove era stata scippata un'anziana, il secondo al parcheggio del mercato Pavia, vittima una 48enne che aveva appena parcheggiato, e infine il terzo episodio che ha avuto per vittima una pensionata che passeggiava con un'amica in via Leardi. Saranno consegnate in occasione delle manifestazioni indette per la celebrazione della giornata della memoria, lunedì 27 gennaio, nel salone di rappresentanza della prefettura di Alessandria, le medaglie d'onore che il presidente della Repubblica ha conferito alla memoria degli ex deportati ed internati nei lager nazisti. Tra gli insigniti c'è anche il casalese Angelo Lucotti. Un importante riconoscimento arriva per una delegazione di studenti del corso Grafica e Comunicazione dell'Istituto Superiore Leardi di Casale, che ha preso parte alla 23esima edizione del concorso internazionale Facts for Peace. Inaugurato nel 1996 e organizzato dall'Istituto Superiore Il Tagliamento di Spilimbergo a Pordenone, il concorso è aperto ad artisti e studenti di discipline artistiche di tutto il mondo, chiamati a rielaborare in immagini, brevi filmati o animazioni digitali le tematiche della pace, dei diritti umani e della lotta contro ogni forma di razzismo e discriminazione. L'alunna casalese Sara Elmessaudi della quarta A Grafico ha ricevuto una targa commenzione di merito per la sua opera di illustrazione grafica. Inoltre, i lavori degli alunni Silvia Cabrino, Matilde Leonardo e Gabriele Policelli della quarta B Grafico sono stati pubblicati sul catalogo ufficiale della manifestazione. Nel campionato di Serie D, Casale Football Club espugna in esterna il difficile campo del Bravi di Bra, 2-3 il risultato finale in una partita che sembra chiusa già dopo un'ora di gioco, con lo strabiliante risultato di 0-3 al quindicesimo della ripresa. Il match però rischia di essere riaperto da due rigori messi a segno dai padroni di casa. I nerostellati sono ora al terzo posto in classifica, a soli 2 punti dalla squadra fiorentina del Prato. Al secondo posto c'è la Lucchese. Domenica prossima al Palli c'è il Borgosesia, reduce da 3 successi consecutivi. Poi, la settimana successiva, un'importantissima trasferta a Lucca. Nel basket, Novi Più esce sconfitta dall'attesissimo derby della provincia al Pala Oltrepò di Voghera. I padroni di casa della Bertram Tortona si impongono 74 a 70. Il match, nella sostanza equilibrato, viene deciso negli ultimi secondi dai canestri dell'ex Jamar Sanders, tesserato in settimana da Tortona. Per il rosso-blu sono 16 punti messi a canestro da Roberts, 14 di Sims, 13 di Valentini e 12 di Martinoni. Domenica prossima, 2 febbraio, si torna a giocare tra le mura amiche del Pala Ferraris contro Trapani.